Salve, gloria al Signore, sempre, eternamente, benedetto tu sei, Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti ringraziamo. Il Signore ha cambiato il nostro lutto in danza. Che meraviglia, Signore, hai cambiato il nostro lutto in danza. Ci hai tolto quelle vesti così triste, così cupe, che non lasciavano risplendere tutta la luce che tu hai posto in ognuno di noi. Signore, noi ti siamo eternamente grati per questo. E oggi davvero vogliamo vivere questa esperienza, non solo dirla. A volte noi annunciamo tante cose di Dio, ma non vi entriamo. Quando mi accorgo anche mentre stiamo lodando, cantiamo questi canti, ma non entriamo nell'annuncio che queste parole dichiarano. E li facciamo passare in una superficie. Oggi invece chiediamo allo Spirito Santo per ogni parola che entra nella nostra vita, nella nostra storia, anch'io ti abbraccio, Claudia, nella nostra vita, nella nostra storia possa essere assolutamente incarnata, vissuta, facente parte di noi. E davvero questo aver cambiato il nostro lutto in danza è forse il primo effetto della presenza e della potenza dell'amore di Dio. Lui davvero, dove c'è la tristezza, mette questo sorriso straordinario, che è un sorriso che parte dall'anima, un sorriso rassicurante, un sorriso che dice che ce la puoi fare, anzi ce l'hai già fatta, quel sorriso che dice che c'è una speranza, quel sorriso che dice tanto del Dio che è in noi e della possibilità che c'è del Dio in noi. E siamo reduci da giornate meravigliose, gloriose sul monte. Il monte è il luogo dell'essere appartati, il luogo della rivelazione della gloria di Dio. L'avevo commentato qualche giorno fa che dopo l'esperienza al Tabor, dice, quando videro Gesù tacquero, tutto tace. E adesso è proprio il tempo di fare un po' di silenzio, di gustare questa gioia non solo come un'ilarità espressa, non solo come un qualcosa di esteriore che gli altri possano vivere, ma gustare questa verità come qualcosa che si può essere. Qualcosa che si può essere. Questa verità, più tutte quelle che il Signore ha distribuito, ha seminato largamente il Signore su questo monte. Io voglio ringraziare Dio per queste giornate, voglio ringraziare Dio per questo luogo straordinario. Eravamo a Lozio, in provincia di Brescia, un luogo di incontro, un luogo di preghiera, un luogo dove davvero ogni cosa è predisposta perché ci sia grazia. E voglio ringraziare anche ogni persona intervenuta, sia di presenza, per ogni sorriso, ogni accoglienza, ogni abbraccio, ogni silenzio, ogni cosa che ha contribuito a rendere questa giornata straordinariamente gloriosa, queste giornate straordinariamente gloriose nel nome di Gesù. Voglio ringraziare ogni persona che è rimasta collegata con noi via internet, spiritualmente. Voglio ringraziare ad ogni persona che davvero ha pregato per la buona riuscita di questo evento. E voglio chiedere proprio al Signore, per me, per ogni persona che anche in queste vacanze estive dedica del tempo per appartarsi nel Signore, di trovare un tempo anche di silenzio, un tempo di ascolto, un tempo di far lasciare scendere in profondità. Avete presente quando si apre una bottiglia di vino buono, no? Si mette a sboccare, quindi c'è il primo gusto che è quello inebriante, quello forte, di quando apri la bottiglia, che lo ascolti, ma il vero gusto di quel vino, e come il vino dello spirito, è quello di quando tu lo lasci sedimentare, quando si apre, si osa dire questa cosa, si apre e aprendosi permette davvero di viverne tutta la completezza, tutta la grazia, tutta la benedizione, perché nulla, nulla, ripeto, ma nulla vada gettato di tutto ciò che è l'opera di Dio, di tutto ciò che è l'amore di Dio, di tutto ciò che è l'esperienza di Dio, di tutto ciò che è il dono di Dio, di tutto ciò che Dio è.
perché noi quando gustiamo tutte le parti di ciò che lui è, noi gustiamo in realtà parte di lui e ne abbiamo conoscenza. E quindi buone giornate, gustatevi il ritiro, gustatevi il tempo a casa di grazia per far sedimentare ogni cosa, gustatevi e gioite e dichiarate al mondo che lui ha cambiato il nostro lutto in danza. Lui, solo lui, nessun altro lo può fare. Magari un bel bicchiere di vino mi può rendere allegra, e la mia vita passata lo sa, e mi può rendere allegra, ma quando torni a casa la malinconia proprio ti travolge ancora in modo più grande, e invece il vino dello spirito ti dà quella gioia che non è più solo mostrarla, ma è esserla. Lode, lode, lode e benedizione a te, mamma, quanta gratitudine. Non basta una vita per dirti grazie, come dice quel canto, e non basta una vita per dirti grazie, Padre, grazie Spirito Santo, grazie Signore Giù, non basta solo, è per questo, grazie a Dio, avremo l'eternità per dirtelo con il nostro cuore, con la nostra anima, al tuo cospetto. Lode, lode, lode e benedizione a te. Una buona vacanza a tutti, una buona giornata straordinaria e tante benedizioni. Chi ne ha bisogno si colleghi col mio cuore e il Signore sa come distribuire tutto quello che è stato distribuito dentro di me. Lode, 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 grazie, grazie, infinitamente grazie, un abbraccio a tutti.